nuovo video tutorial, voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico poncho che è leggerissimo, morbidissimo, che ho deciso di chiamare Fuffli. Questo perché il filato che ho utilizzato si chiama appunto Fuffli. Guardate quanto è bello! È un misto di nylon, alpaca, mohair e acrilico. È morbidissimo, è leggerissimo, addosso non si sente proprio ed è fantastico. Ha delle sfumature bellissime e si lavora benissimo anche se ha il mohair. Io ho lavorato con l'Uncento il numero 6 e vi posso assicurare che anche quando sono andata a sfilare per qualche errore non sono minimamente avuto problemi appunto a sfilare per via del mohair. Ora io ho utilizzato il colore numero 11 che trovate disponibile sul mio sito, ma trovate disponibili tantissimi altri colori. Ve ne voglio far vedere anche altri. Guardate che meraviglia! Abbiamo questo che ha le sfumature della terra, le sfumature del mare e che vogliamo dire questo quanto è bello. Quindi li trovate tutti disponibili sul mio sito, di cui come sempre vi lascio il link in descrizione. Come vi ho detto, io ho lavorato con l'Uncinetto numero 6 e per realizzare questo poncho, che come potete vedere io l'ho fatto molto grande, tipo un poncho diciamo più taglia M, io ho utilizzato 450 grammi. Ho deciso di farlo così largo perché voglio indossarlo anche sopra dei giubbotti. Sapete che i giubbotti comunque tendono a ingrossare, quindi dovevo farlo più grande, ma anche sopra dei cappotti. Per questo ho deciso di farlo così largo, molto carino come si portano comunque in questo momento. Quindi per una taglia ML io vi consiglio di andare a prendere almeno un 50-100 grammi in più, 50 grammi per farlo un po' più lungo, 100 grammi in più se invece lo volete fare anche più lungo, nel senso che vi scende di più. Però io vi consiglio di farlo solo più lungo in larghezza, quindi andare a fare più motivi rispetto a me. La lavorazione è veramente semplicissima, guardate, sono questi fiori che si lavorano in maniera alternata e quindi giri vanno sempre ripetuti, ma sono veramente semplicissimi. Si vanno a fare due rettangoli che poi vanno cuciti insieme ad altezza delle spalle, io le ho cucite anche lateralmente, lasciando però lo scalfo bello largo appunto per poter passare con le maniche anche quando indosso il cappotto. Detto o il giubbotto. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così, come sempre, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e spiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro poncho io andrò a utilizzare questo fantastico filato linea Luxuri, guardate quanto è bello, che si chiama Fluffly, è veramente spettacolare, è morbidissimo. Il colore che ho scelto io è colore 11, però nel campione io vi andrò a lavorare con un altro filato perché mi sono accorta che il colore 11 era un po' troppo scuro in telecamera. Questi sono anche altri colori che abbiamo a disposizione, ma sul sito ne trovate molti altri. Allora, il filato che ho scelto comunque lo lavorerò con lo stesso uncinetto. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 12 più 11 catenelle che ci servono per avere l'inizio uguale alla fine. Nel mio rettangolo, perché noi andremo a realizzare due rettangoli, uno per il davanti e uno per il dietro, nel mio rettangolo con l'uncinetto numero 6 io sono andata a montare 47 catenelle. Qui ce ne sto di non di meno proprio perché questo è un campione. Quindi se volete farlo più lungo, vi dico che le catenelle sono all'altezza, quindi dalla spalla a come scende il poncho, quindi il rettangolo. Se lo volete fare più lungo dovete aumentare di altre 12 catenelle. L'importante è appunto che sia un multiplo di 12 a cui poi aggiungete 11 catenelle. Però io vi dico che mettendo con l'uncinetto numero 6 47 catenelle ho una altezza di circa 54 cm che vanno bene comunque per tutte. L'unica cosa che vi dico è magari se lo fate con un altro filato, a quel punto dovete andare a capire un po' invece quante catenelle andare a montare. I due rettangoli saranno identici, quello davanti e quello dietro, noi lavoreremo quindi in larghezza e naturalmente a seconda delle taglie il rettangolo dovrà essere un po' più lungo, non tantissimo, tipo taglia M, secondo me alla fine potete fare lo stesso taglia S, quindi con lo stesso misure mie, però LXL secondo me dovete fare più giri. Io la mia lunghezza, poi vi dirò quanto è venuto lungo perché io lo sto lavorando, deve andare da un gomito all'altro gomito. Quindi detto ciò possiamo andare a iniziare il nostro primo giro e vado a realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Salto una catenella di base, entro nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta. Devo fare un totale di 5 maglie alte, una in ogni catenella, due ne ho fatte, 3, 4.
4 e 5. Quello che vado a fare adesso lo farò per tutto il giro. 3 catenelle di separazione, salto una catenella di base, vado a fare 11 maglie alte, una in ogni catenella, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Quindi di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, salto una catenella di base, di nuovo da fare 11 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Quindi questo è quello che devo fare per tutto il giro. Vado a terminare il giro facendo 3 catenelle, saltando una catenella di base, andando a fare una maglia alta in ogni catenella per un totale di 5 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Abbiamo terminato così il primo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro secondo giro. E andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sulle successive 3 maglie alte per un totale di 4 maglie alte. Quello che faremo adesso lo andremo a fare per tutto il giro. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto l'ultima maglia alta, vado nell'archetto e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, salto una maglia alta e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, fino ad arrivare alla penultima. Quindi invece di 11 maglie alte me ne troverò 9, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto maglia bassa, 3 catenelle e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta, saltando la prima maglia alta, per un totale di 9 maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di nuovo 3 catenelle, vado nell'archetto e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, si ricomincia da capo. Quindi questo lo dobbiamo fare per tutto il secondo giro. Terminiamo il secondo giro saltando la prima maglia alta e andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, per un totale quindi di 4 maglie alte, 2, 3 e l'ultima maglia alta la vado a fare nella terza catenella. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il terzo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sulle successive 2 maglie alte per un totale di 3 maglie alte. 3 catenelle di separazione, vado nell'archetto di 3 catenelle, vado dove ho l'ultima catenella, o entrate dentro o andate soltanto nell'archetto il più vicino possibile alla maglia bassa e andiamo a fare una maglia bassa. Maglia bassa sopra la maglia bassa, maglia bassa nell'archetto successivo subito dopo la maglia bassa. Potete anche entrare nella prima catenella.
3 catenelle, si salta una maglia alta e si ricomincia da capo. Quindi salto una maglia alta e vado a fare un totale di 7 maglie alte. Una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Quindi di nuovo 3 catenelle. Vado nell'archetto, vado nell'ultima catenella, comunque vicino alla maglia bassa, e vado a fare una maglia bassa. Maglia bassa sopra la maglia bassa, maglia bassa nell'archetto subito dopo, vicino alla maglia bassa o entrando nella prima catenella. 3 catenelle, di nuovo saltiamo la prima maglia alta e andiamo a fare 7 maglie alte. Una, due, tre, quattro, 5, 6 e 7. 3 catenelle, vado nell'archetto, vado subito o nella terza catenella o prima della maglia bassa e vado a fare una maglia bassa. Maglia bassa sopra la maglia bassa, maglia bassa nell'archetto successivo, sempre vicino alla maglia bassa. Quindi questo è quello che bisogna fare per tutto il terzo giro. Terminiamo il terzo giro andando a fare sempre 3 catenelle, saltiamo la prima maglia alta e andiamo a fare 3 maglie alte, una, due e l'ultima entrando nella terza catenella. Abbiamo terminato così anche il terzo giro, andiamo a fare il quarto giro, 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra le successive 2 maglie alte. Una maglia alta o la fate nella catenella o entrate vicino alla maglia alta appena fatta. 3 catenelle, salto la prima maglia bassa, entro nella seconda e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle. Quello che facciamo adesso lo faremo sempre per tutto il giro. Entro nell'archetto o entro nell'ultima catenella o vado vicino dove ho le maglie alte, vado a fare una maglia alta. Una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi per un totale di 7 maglie alte, che però con quella che abbiamo già fatto saranno 8 e con quella che andremo a fare subito dopo diventeranno 9. Entro nell'archetto, dopo aver fatto le maglie alte, entro nell'archetto subito vicino o entrando nella prima catenella, vado a fare una maglia alta. Di nuovo 3 catenelle. Salto la prima maglia bassa, entro nella seconda e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, vado nell'archetto subito prima della maglia alta e vado a fare una maglia alta. E vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi da 7 maglie alte che ne avevamo, andiamo a farne 9. Maglia alta entrando subito nell'archetto, 3 catenelle, vado nella seconda maglia bassa e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, vado nell'archetto successivo o entro nella terza catenella o vado a fare una maglia alta subito vicino dove ho le altre maglie alte e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, tornando così ad avere 3 maglie alte, l'ultima la vado a fare dove ho la catenella. Quindi ho terminato anche il quarto giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro quinto giro e vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale quindi di 4 maglie alte. Una maglia alta entrando nell'archetto di 3 catenelle o entrando nella prima catenella o vicino comunque alle maglie alte. Quello che facciamo adesso lo faremo per tutto il giro. Catenella di separazione, vado direttamente nell'archetto successivo o entro nella terza catenella o vado vicino alle maglie alte e vado a fare una maglia alta. E a questo punto andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi una, due, tre, 4, 5, 6, 7, 8,
9 e vado a fare una maglia alta o nella prima catenella o subito nell'archetto vicino alle maglie alte. Catenella di separazione, salto tutto, vado direttamente o nella terza catenella o andando a fare una maglia alta vicino alle maglie alte. E di nuovo poi andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi questo lo dobbiamo fare per tutto il giro. Scusate, devo un attimo tirarmi un po' il filo, eccomi. Andiamo a fare questo quindi per tutto il nostro quinto giro. Quindi le maglie di nuovo da 9 che ne avevamo diventano 11. Mentre stiamo così terminando il nostro fiore. Quindi maglia alta sopra ogni maglia alta. Maglia alta della prima catenella o entrando nell'archetto vicino alle maglie alte. Catenella di separazione, vado direttamente nell'archetto successivo, entro nella terza catenella o comunque vicino alle maglie alte, vado a fare la mia maglia alta e vado a terminare il quinto giro con una maglia alta sopra ogni maglia alta. In questa maniera. Guardate, mi devo tirare sempre un po' il filo. E abbiamo terminato così anche il quinto giro. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro sesto giro e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, iniziando sempre con le 3 catenelle, quindi maglia alta sopra ogni maglia alta. 2 3 4 Una maglia alta nell'archetto di una catenella. E adesso andiamo a fare 5 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Mi raccomando, quello che stiamo facendo adesso lo faremo per tutto il giro. Fatte le 5 catenelle, andiamo a fare 3 catenelle, salto una maglia e vado a fare di nuovo 5 maglie alte, quindi salto una maglia, vado e vado a fare 5 maglie alte. 1 2 3 4 e 5. Una maglia alta nell'archetto e si ricomincia. 5 maglie alte. 1 2 3 4 5. 3 catenelle. Salto una maglia alta e di nuovo 5 maglie alte. 1 2 3 4 e 5. Maglia alta nell'archetto e si ricomincia. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro giro. Non so perché questo il filo oggi ha deciso di scocciare. Eccomi, stiamo iniziando quindi a fare i fiori alternati. Vedete, quindi io ne avevo 3, adesso ne avrò soltanto 2 e nel mio rettangolo in verità ne ho di più di fiori, mi sembra che ne ho 4 e 3. Comunque vado a terminare la lavorazione andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale, quindi per finire, di 5 maglie alte. E abbiamo terminato così anche il sesto giro. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il settimo giro e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 3 catenelle, fino ad arrivare ad una maglia alta, termineremo di fare maglie alte fermandoci sopra la penultima. Quindi andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e andiamo a fare questo che faremo adesso, lo faremo per tutto il giro. 3 catenelle, vado nell'archetto e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, salto una maglia alta e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. 1, quindi salto la prima maglia, 2 3 4 5
7, 8 e 9. Mi raccomando, qui ne abbiamo di più perché qui abbiamo anche le maglie alte del primo fiore, ma al centro vedrete che vi troverete in questo settimo giro sempre 6 maglie alte, scusatemi, sempre 9 maglie alte. Quindi 3 catenelle, vado nell'archetto e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, salto la prima maglia alta e vado a fare una maglia alta fino alla fine. Ripeto invece, per la lunghezza noi dovremo ripetere sempre questo qua, quindi andremo sempre a fare di nuovo 9 maglie alte e poi completeremo il giro andando a fare, dopo l'ultimo fiore, le nostre 10 maglie alte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Abbiamo terminato così anche il nostro settimo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro ottavo giro. E andiamo sempre a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e adesso andremo a fare 9 maglie alte totali, quindi una l'ho fatta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quello che facciamo adesso lo andremo a fare per tutto il giro. E andiamo a fare 3 catenelle, salto l'ultima maglia alta o entro nella terza catenella, vado vicino alla maglia bassa e vado a fare una maglia bassa. Maglia bassa sopra la maglia bassa, maglia bassa nella prima catenella o entrando nell'archetto subito vicino alla maglia bassa. 3 catenelle, salto la prima maglia alta e adesso devo andare a fare 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vedete, qui ne diminuiamo di più perché togliamo una maglia alta sia all'inizio che alla fine, mentre qui la stiamo togliendo solo alla fine. Quindi, dopo aver fatto le 7 maglie alte, andiamo a fare sempre 3 catenelle o entrate nella terza catenella o comunque vicino alla maglia bassa e facciamo la maglia bassa. Maglia bassa sopra la maglia bassa, maglia bassa nella prima catenella o subito nell'archetto vicino alle maglie basse. 3 catenelle, si salta la prima maglia alta e si ricomincia da capo. Quello che dobbiamo andare a ripetere nell'ottavo giro è questa parte, quindi le 7 maglie alte e le nostre maglie basse con l'archetto. Una volta fatto ciò, andiamo invece a terminare il nostro giro. E quindi salto la prima maglia alta e vado a fare le mie 9 maglie alte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi abbiamo terminato anche l'ottavo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro nono giro. E andiamo sempre a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare all'ultima, quindi dobbiamo farne una sopra ogni maglia alta per un totale quindi di 9 maglie alte, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Andiamo a fare una maglia alta nell'archetto entrando o nella prima catenella o comunque vicino alle maglie alte. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. 3 catenelle, vado direttamente dove ho la seconda maglia bassa e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle e di nuovo una maglia alta entrando nella terza catenella o comunque nell'archetto vicino alle maglie basse e le maglie alte. E andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi vedete che adesso invece di averne 7 in totale ne avremo 9,
perché stiamo tornando a fare gli aumenti sia a destra che a sinistra. Quindi vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta e vado a fare una maglia alta nella prima catenella o entrando nell'archetto vicino alle altre maglie alte. 3 catenelle di separazione, maglia bassa sopra la seconda maglia bassa. 3 catenelle di separazione e di nuovo maglia alta dove abbiamo la terza catenella o comunque vicino alle maglie alte. Mi raccomando, questo che abbiamo fatto adesso, quindi da 7 siamo passate a 9 maglie alte, è quello che va sempre ripetuto per tutto il nono giro. Si termina il nono giro poi andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi qua invece stiamo passando da che ne avevamo 9 ad averne 10. Quindi andiamo a fare le nostre ultime maglie alte. Terminato il nono giro, andremo a fare il decimo e ultimo giro e poi si ricomincerà tranquillamente dal primo. Quindi ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro decimo giro e andiamo sempre a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi davvero semplicissimo anche questo giro. Vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta e adesso vado a fare una maglia alta nella prima catenella o comunque all'interno dell'archetto vicino alle maglie alte. Catenella di separazione, vado direttamente nell'archetto successivo o entro nella terza catenella o entro nell'archetto, vado vicino alle maglie alte, vado a fare una maglia alta e a questo punto di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi torniamo a lavorare in questa maniera. Quello che faremo adesso, quello che stiamo facendo adesso è quello che si ripete per tutto il giro. Oggi il filo ha deciso proprio di scocciare, eccomi. Perfetto, quindi di nuovo maglia alta nella prima catenella o entro nell'archetto, lo vado a fare vicino alle maglie alte, catenella di separazione, vado direttamente nell'archetto successivo e vado a fare una maglia alta entrando nella terza catenella o comunque nell'archetto vicino alle maglie alte. E si ricomincia andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi questo è quello che andiamo a ripetere e termineremo sempre poi andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi questi sono i 10 giri che dobbiamo andare a fare e che ci permettono appunto di avere i nostri fiori alternati. Questo per dare un po' più di movimento, perché altrimenti veniva troppo semplice, cioè troppo floreale. Invece andando a fare l'alternanza abbiamo anche comunque meno fori, abbiamo più maglie alte, quindi il poncio viene anche un po' più coprente, però vedete, questa è la lavorazione. Vi faccio solo rivedere un attimo come andare a fare il primo giro, siccome abbiamo una base diversa rispetto a quella di prima, e quindi andiamo a farlo, ve lo faccio vedere subito. E andiamo a fare sempre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Quindi una maglia alta in ogni maglia alta per un totale di 5 maglie alte. Quindi 2 già le ho fatte, 3, 4 e 5. 3 catenelle di separazione e adesso dobbiamo tornare a fare le 11 maglie alte. E quindi saltiamo una maglia alta, andiamo a fare 1, 2, 3, 4, 5, la sesta la facciamo nell'archetto, 7, 8, 9, 10 e 11, 3 catenelle, quindi 1, 2, 3, saltiamo una maglia alta e di nuovo andiamo a fare le nostre 11 maglie alte.
vedrete sempre che la sesta maglia alta vi capiterà nell'archetto di una catenella. E poi andremo a terminare facendo le ultime 11 maglie alte, le 3 catenelle e poi le ultime 5 maglie alte, come abbiamo fatto per il primo giro. Quindi ripeto, questi sono i 10 giri che vanno sempre ripetuti. Io naturalmente sto lavorando il mio pannello, quindi il mio rettangolo, quindi vi dirò alla fine quante volte sono andata a ripetere il motivo. Ho terminato il mio primo rettangolo, ho ripetuto il motivo per una, due, tre, quattro volte e poi ho ripetuto soltanto i primi 1, 2, 3, 4 e 5 giri del motivo. Questo per fare in modo di avere l'inizio uguale alla fine. Vedete di trovarmi con 1, 2, 3 e 4 fiori e di trovarmi anche qui con 1, 2, 3, 4 fiori. Mentre quando andiamo a fare tutti i giri, vedete che alterniamo una striscia di 4 fiori con una striscia di 3 fiori. Allora, avendo fatto in questa maniera, il mio rettangolo, che vi ricordo è largo circa 52 centimetri, mi è venuto lungo, quindi da qua fino a qui, circa 78 centimetri. Adesso andrò a fare un altro rettangolo identico, quindi monterò lo stesso numero di catenelle, andrò a fare lo stesso numero di giri e poi, una volta fatto ciò, vi farò vedere come andare a cucire. Ah, un'altra cosa, mi raccomando, per le taglie più grandi io direi di andare a fare esattamente il quarto motivo per intero, come vi scusate il sì 1 2 3 4 il quinto motivo per intero, quindi taglie più grandi fate il quinto motivo per intero in modo tale da averlo lungo più alla fine quando si indossa ad arrivare dove arriva a me. Bene, quindi adesso vado a fare il secondo rettangolo. Ho terminato anche il secondo rettangolo. Per quanto riguarda adesso di andare a cucire, bisogna cucire in alto dall'esterno verso l'interno, lasciando naturalmente i centimetri aperti per lo scollo. Io vi direi di mettere dei marcapunti dopo i 25 centimetri, quindi calcolate 25 centimetri da questa parte, 25 centimetri da questa parte, mettete i marcapunti. Se lo scollo è troppo largo, andate a stringere ancora un po' più i marcapunti. Io penso che farò un circa 28 centimetri, però metto i marcapunti anch'io per sicurezza e poi andrò a cucire. Non so se cucirò anche di lato o forse sotto, devo ancora decidere. Per adesso, però, cucirò sicuramente in alto. Dunque, sono andata a cucire i miei due pezzi e vi dico che quindi io dall'esterno verso l'interno ho cucito per 30 centimetri, ho fatto il collo abbastanza stretto, stessa cosa da quest'altra parte, sono andata a cucire dall'esterno verso l'interno per 30 centimetri e poi sono andata a cucire anche lateralmente, sempre 30 centimetri partendo dal basso verso l'alto, sia da questo lato che naturalmente da quest'altro lato. Preferisco non cucire sotto in modo tale che io il poncio lo posso mettere sia su dei cappotti che su dei giubbotti e infatti qui ho lasciato la manica molto larga in modo che se devo mettere dei giubbotti che quindi hanno le maniche più larghe rispetto ai cappotti non mi dia fastidio. Quindi anche questo poncio è terminato.